Norman Price è intrappolato nel vecchio pozzo? Ragazzo in fondo al pozzo, sentiero per la valle. Fa presto, Sam, potrebbe essere a corto di cibo. Non possiamo usare la carrucola. È all'ultimo piano della torre di addestramento. Non c'è tempo per prenderla. A quanto pare sarai tu a calarti giù nel pozzo, Sam. Buona fortuna! Ti lancio giù un panino per mantenerti in forze! Grazie, mamma! Siamo quasi, Penny! Ecco Sam! È arrivato! Finalmente, Sam! Oh, dimmi che lo salverai! Certo che lo salverò, Dilys. Mettiamoci al lavoro, Penny. Assicura la fune a quel palo. Bisogna fare presto. Io mi occuperò di Norman. Non devi preoccuparti, Norman! Vengo a tirarti fuori da lì! Mi calerò nel pozzo e ti riporterò su! D'accordo, Sam! Fa attenzione, Sam! Oh, che bravo pompiere! Non pensare alle monetine, Norman! Che cosa ci facevi in fondo al pozzo, Norman? Mi dispiace, mamma. Avrei dovuto aspettare il compleanno per avere un nuovo skateboard. Quando ho saputo che il pozzo era pieno di monetine, ho pensato di usarle per ricomprarmelo. Ah, devi imparare ad aspettare e ad avere pazienza, Norman. Lo so, mi dispiace. Solo che ci tenevo davvero tanto al mio skateboard. Perciò te ne ho comprato un altro. Eccolo! Wow! Grazie, signor Trevor! Lo regalo solo ad una condizione. Sta lontano dai pozzi e non usare mai più lo skateboard nel supermercato di tua madre. D'accordo. Glielo prometto. Dimmelo, ti prego. Quali desideri avevi espresso, Trevor Evans? Che al prossimo picnic preparerai dei panini al formaggio. La salsa di granchio non mi piace. Oh! Ce la puoi fare, Elvis! Forza, calati giù! Io sto benissimo e canto, guardo giù e son contento. L'elmo è stretto dovere, nel caso dovessi cadere! Sì! Urra! Complimenti, Elvis! Sei stato bravissimo! Certo che questa è stata proprio una strada panoramica. State tutti bene? Io credo di sì. Magnifico, a questo punto non resta che fare marcia indietro e tornare sulla strada. Signor Evans, guardi! Tu dovresti essere a letto. Qui ci serve aiuto, dobbiamo chiamare subito Sam il pompiere. Magari. Purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus. Adesso lasciate fare a me. Mike ha dimenticato il suo nella cassetta degli attrezzi. Oh, l'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera, ma è un vero disastro. Alla scogliera! L'autobus di Trevor sta per precipitare! Non c'è tempo da perdere, Sam! Qui i vigili del fuoco di Pontypandy a soccorso alpino. Abbiamo bisogno di te, Tom. Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile. Ricevuto, stiamo arrivando. Oh, arriva Sam il pompiere! Trevor, c'è ancora qualcuno a bordo? No, Sam, siamo tutti qui. È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai. E anche Norman. Coraggio, ora sbrighiamoci. Elvis, il cavo d'acciaio.
Allontanatevi voi! Io inizio a tirare! Sam, fa presto! La roccia inizia a cedere! Ricevuto, Tom! Grazie, Sam! Grazie! Grazie! Urrà! Potrebbe essere stato travolto, magari è ferito. Dobbiamo trovarlo, al più presto. Il pendio è troppo ripido, è impossibile percorrerlo con Jupiter. Hai ragione, Penny. C'è soltanto una cosa da fare. Dammi una coperta, una corda e una bibita calda. È il tuo snowboard, Norman Price. Wow! Ecco il vero campione! Sam il pompiere è 100.000 volte meglio di Billy Bob Blizzard! Mike, sei ferito? Sam, sto bene, ma ho tanto freddo. Oh. Sta tranquillo, Mike. Adesso calo giù una coperta e del tè per tenerti al caldo finché non troveremo il modo di tirarti fuori di lì. Penny, mi senti? Grazie al cielo, Mike non è ferito. Purtroppo è caduto in una buca. Tom dovrà tirarlo fuori con l'imbracatura. Mi metto immediatamente in contatto con lui. Mike, è appena arrivato Tom. Stiamo per farti uscire, preparati. Sto calando la doppia imbracatura, Sam. Ora va molto meglio. Bene, noi continuiamo a fare un po' di snowboard. Strano il tuo snowboard, Norman Price. Assomiglia in modo sospetto all'asse da stiro di tua madre. Non credo sarebbe felice di sapere come la usi. L'idea è stata sua. No, non è vero, è stata sua. Beh, di chiunque sia stata, mi ha aiutato a salvare Mike Flood. L'idea è stata cosa? Mia. Cosa? Non è vero, è stata mia. Andiamo, Mike. Ti riportiamo a casa. Oh. Avete fatto un ottimo lavoro. Sam, ecco, qui abbiamo un piccolo problema. Jupiter è rimasto incastrato sotto un ponte. Oh no, e adesso che facciamo? C'è solo una cosa che possiamo fare, Penny. Uno, due, tre, tira! Ho paura che questo metodo non funzioni, signore. Sì, forse hai ragione. Se non riusciamo a tirarlo fuori da lì, ci resta soltanto una cosa da fare: tagliare la piattaforma e rimuoverla da Jupiter. No! In che direzione è andata? Attraverso il prato, da quella parte. Ho fatto di tutto per evitare che volasse via. Non preoccuparti, Norman. Vado a salvarla. Non ti agitare, Sara! Vi procurerò una scala! Ho sentito gridare, che succede? Salvatemi, ho paura! Lasciamo perdere la scala, forse ho un'idea migliore. Posso fare qualcosa, Sam? Afferra questo dall'altra parte, ecco. Reggilo con forza. Sei pronta, Sara? Cerca di restare appesa al ramo, reggendoti con le mani, solo con le mani. Brava, ascoltami bene. Lasciati cadere con la schiena rivolta verso terra. Coraggio, lasciati andare! Wow! Beata lei! Deve essere divertentissimo! No, signore, la prego! Cridlington, fatti da parte! Fermo!
Che cosa sta facendo? Così finirà per danneggiare il nostro Jupiter! No, Jupiter è rimasto bloccato sotto al ponte e il caposquadra vuole tagliare la piattaforma! Cosa? Non ce n'è affatto bisogno! Sì, immagino che lei abbia un'idea migliore! Certo che ho un'idea migliore! Credo sia più semplice sgonfiare le gomme, così il veicolo si abbassa e il problema è risolto, non le pare? Oh, non ci avevo pensato, ha ragione! Che sta succedendo, signore? La colpa è soltanto mia, Sam. Non ho verificato che la piattaforma fosse bloccata. Non è facile per me. Mi si è abbassata la vista, dovrei iniziare a portare gli occhiali. Per fortuna è arrivato il capitano, è stato un vero eroe. Ha avuto una trovata assolutamente geniale e ha risolto il problema. Non è così, signore? Beh, non sono poi così vecchio da non avere ancora qualche asso nella manica. E la sua schiena? Come va? Si sente meglio, signore? Tenaglia! Che succede, Norman? Sembra che Tenaglia stia guidando il treno, mamma! Non dire sciocchezze, Norman! Se non ci credi, guarda con i tuoi occhi! Ha ragione! Non c'è il conducente! Cosa? Dov'è Garrett? È vero, c'è un cane alla guida del treno! Oh, spero che il cane sappia dove ci sta portando! Oh, per caso hai detto che c'è un cane alla guida del treno? Ora inizia il divertimento! Tom! Sam! Siete arrivati, grazie al cielo! Dovete fermare il treno prima che arrivi ai respingenti dove si interrompe la linea! Stia tranquillo, signor Garrett! Salta a bordo, Sam! Sento male! Ehi! Guardate lassù! C'è Tom con il suo elicottero! Sembra che stia calando qualcuno con l'imbracatura! Un momento! È Sam il pompiere! Forte! Ah. Ciao, Tenaglia! Non sapevo che fossi capace di guidare le locomotive! Incredibile, bravo Sam! Oh, grazie al cielo, Sam ci ha salvati appena in tempo! Urrà per Sam il pompiere! Tenaglia è il migliore conducente di treni di tutto il mondo! Non è stato un viaggio noioso, è stato divertentissimo! Lo rifaremo presto, vero mamma? Missione compiuta, signore! Le abbiamo portato una tazza ricordo dalla ferrovia di Pontypandy, signore! Tutto bene, capitano Steele? Tutto a posto, signore? Sì! Sono solo un po'... incollato! Incollato? Oggi il capitano Steele ci ha spiegato che i pompieri devono sempre restare uniti in qualsiasi situazione, nel bene e nel male! Sì, certo! Esattamente! È quello che stiamo facendo! Un esercizio che riguarda il lavoro di squadra! Ricorda che ogni volta che vedrai un incendio, tu chiama il grande Sam e arriverà correndo. Occhio all'incendio. Queste andranno benissimo per il mio castello di sabbia. Oh, sembra che stia arrivando l'alta marea. Meglio che torni indietro se non voglio restare bloccato qui. Norman, Lily è con te, vero? No, perché? È sparita, non sappiamo dove sia andata. E sta pure arrivando l'alta marea. Dobbiamo trovarla al più presto. Ehi! Sam! Avvisa subito la caserma! Si tratta di un'emergenza seria! Tu chiama il grande Sam e arriverà correndo! Tu chiama il grande Sam e arriverà correndo! Occhio all'incendio! Occhio all'incendio! Occhio all'incendio! Radar! Per una volta che ero riuscito a cantarla tutta senza interruzioni! Un comunicato! Deve essere un'emergenza! Sei stato bravissimo, Radar! Arriva subito! Sembra che non riescano più a trovare la piccola Lily e sta arrivando l'alta marea! Dobbiamo muoverci in fretta! Andiamo, Radar! Lily! Lily! Lily!
Bene, Cridlington, sei già arrivato. Vai a cercare la bambina. Ti prego, Lily, vieni fuori. Puoi aiutarmi a fare tutti i castelli che vuoi. Lily, tesoro mio. Dove sei? Non si preoccupi, signora Chen, la troveremo. Sam, credo che Radar abbia sentito qualcosa. Hai ragione, Elvis. Smettetela di chiamare, fate silenzio. Radar ha sentito qualcosa, seguiamolo. È merito di Radar che l'ha sentita piangere. Ottimo lavoro, bravo. La marea sta salendo velocemente. Non ci metterà molto a sommergere quello scoglio. Non c'è tempo da perdere. Bisogna agire in fretta, presto. Ricevuto, signore. Lily, sto venendo a prenderti. Attenzione, Sam! La corrente è molto forte. La sento, faccio parecchia fatica ad avanzare. Ce la puoi fare, Sam? Va tutto bene, Lily. Ti riporto a terra. Presa, signore! Forza, tirate! Coraggio, Penny! Noi due ce la possiamo fare! Issa! 3, 2, 1! Ottimo lavoro, ragazzi! Siete stati davvero bravi! Lily, ero così preoccupata! C'era da aspettarselo! Chiedo scusa, signore! Metti via quella robaccia, non mi serve. Non è robaccia. Beh, me la cavo molto meglio a mani nude. Cosa stanno combinando? Sono tutti aggrovigliati. Spostati, amico. Stai rovinando la mia attrezzatura. Sono arrivato prima io. Per tutti i grizzly. Siamo rimasti incastrati. Meglio telefonare e chiedere aiuto. Non c'è campo. C'è senz'altro una cosa sulla quale concordiamo. Non ci vorrà molto prima che il ramo si spezzi. Ragazzi, andate a chiedere aiuto. Sentito, esploratori? E ora che facciamo? Guardate, da qui si vede tutta Pontypandy. Sì, hai ragione. Si vede anche la caserma dei pompieri. Ehi, perché non proviamo a utilizzare i miei occhiali per inviare un segnale? Brava, Sara, hai avuto un'idea geniale. Useremo l'alfabeto Morse che è nel mio libro. C'è qualcosa che lampeggia su in montagna, signore. Oh, hai ragione. Ho contato 3 lampi brevi. E ora 3 lampi lunghi. Di nuovo 3 lampi brevi. Oh, stanno lanciando un SOS con l'alfabeto Morse. SOS? SOS? Che cosa vorrà dire SOS sospeso? No, Cridlington. L'SOS è un segnale che si invia quando qualcuno è in grave pericolo. C'è una richiesta di soccorso dalla montagna di Pontypandy. Saranno stati gli esploratori di Pontypandy a lanciare il segnale. Sono usciti in escursione con Tom e Moose. Sam, tu e Penny prendete Venus. Presto, non c'è un momento da perdere. Non credo che questo ramo reggerà a lungo, amico. Guardate! Avete bisogno d'aiuto? Sam, Penny, loro hanno bisogno d'aiuto! Siamo davvero molto felici di vedervi! Ragazzi, state indietro. Penny, credo che dovrò usare i ramponi per arrampicarmi. Non li abbiamo provati, è pericoloso! Non abbiamo altra scelta. Ok, Penny, i ramponi reggono. Comincio a salire. Tieni tutti a distanza di sicurezza. Reggetemi forte. Grazie, Sam. Beh, Tom, abbiamo imparato una lezione importante. Non dovevamo entrare in competizione. E avremmo dovuto evitare qualunque rischio. È vero. Mostrato come si fa. Un pompiere deve sempre prendersi cura dell'equipaggiamento. Per colpa mia non hai potuto aiutare tuo fratello. Non fa niente, Elvis. Conoscendolo, immagino che ora stia schiacciando un bel pisolino. No! Se riuscissi a tirare su questa rete, diventerei una vera leggenda. La più grande retata di pesci della storia di Pontypandy! State tranquilli, ragazzi. Non mi resta che mollare la rete. Oh oh, l'Argano si è bloccato. E il motore è ingolfato.
facciamo, papà? Non vi preoccupate, riusciremo a cavarcela. Ma credo che ora sia meglio chiamare Sam il pompiere. La barca di Charlie Jones sta affondando. È tuo fratello, Sam! È fuori in mare e sembra che sia nei guai. Coraggio, Elvis, andiamo! Oh, spero che Sam arrivi presto. Eccolo! Sam, non sai quanto siamo felici di vederti. Che è successo? Ecco, io stavo cercando di recuperare la rete. Vedi, la più grande retata di tutti i tempi. Ma l'arca non si è bloccata. E mi rendo conto che in questo momento la cosa più importante è portare tutti quanti in salvo a terra. Sono d'accordo. Tutti a bordo, ragazzi. Tesoruccio adorato! Oh, non immagini quanto sia felice! Grazie al cielo sei tornato a terra sano e salvo! Basta, ora smettila, mamma! Non capisci che così mi metti in imbarazzo! Beh, sono felice che stiano tutti bene. Ma comunque mi sarebbe piaciuto portare a casa tutto quel pesce. Se vuoi possiamo provarci insieme, Charlie. Che ne dici? Ora non comincerai anche tu. Non capisco proprio che cosa ci troviate di triste in questo film. No, non è il film. Sento odore di fumo. Al fuoco! Adesso statemi a sentire. L'incendio blocca la porta sul retro, quindi ora usciamo con calma dall'ingresso principale. Ma è chiusa a chiave e le chiavi non ci sono. E anche le finestre sono bloccate! Non possiamo uscire! Niente panico! Ora ci stendiamo tutte a terra a testa bassa per evitare di respirare fumo. Io chiamo Sam il pompiere. Oh sì, questo deve essere un gran bel salto! Pronti? Puntare! C'è un'emergenza! Un incendio a casa dei Flood! Ci sono delle persone bloccate all'interno! Incendio dai Flood! Le donne sono intrappolate! Presto, andiamo, Elvis! Sì, ma ditemi se abbiamo vinto! Ehi, un momento! Parlavano di casa mia! Di nuovo! Oh! Indietro, Mike! Sam, le chiavi! Non le troviamo! Chiedi a Mike se ha Mike, le chiavi! Hai con te le chiavi di casa? Benny, devi far uscire tutti al più presto! Sei pronto, Elvis? Porta fuori prima le bambine! Chinatevi e camminate piano! Prendete la mano di Sam e vi guiderà oltre la coltre di fumo! Lily, tu sei la prima! Poi tocca a Mandy! Dammi la mano, Lily! Ti aiuto a uscire! Coraggio, Lily, non devi avere paura. Siamo tutte salve.
Perdonami, Helen. Sono davvero mortificata. È stato il mio arricciacapelli a causare l'incendio. Non riesco a spiegarmi come mai siamo rimaste chiuse dentro casa. Sara! La mia sta iniziando a sollevarsi. Non devi lasciarla andare fino a quando non te lo dirò io. Adesso conto fino a tre. Uno, due... No, signora Chen! Che c'è, Moose? Ho un messaggio da parte di Sam il pompiere. Dice che il vento è cambiato. Caspita, è vero! Credo che sia molto pericoloso lanciare le lanterne proprio adesso. Presto, ragazzi, spegnete subito le candele. Cosa? Ma adesso sono pronte per essere lanciate e per volare! Abbiamo già aspettato fin troppo tempo! Ops! Norman Price! Scusi, signora Chen, mi è scivolata dalle mani! Oh, oh, sta volando! Guardate che meraviglia! C'è poco da meravigliarsi, Norman. È molto pericoloso. Il vento la sta portando dritta verso la pineta! È meglio chiamare subito Sammy il pompiere. Oh, un incendio in pineta in cima alla montagna! Oh, Sam, c'è un incendio nella pineta in montagna. Avremo bisogno dell'elicottero di Tom e anche Bessie può esserci utile. Si sta propagando rapidamente. Ma tranquillo, Tom, stiamo arrivando. Dobbiamo fermare l'incendio, si sta dirigendo verso i ragazzi. Tieniti pronto, Elvis! Credo che stavolta dovremo usare la schiuma! Agli ordini, Sam! Premi il pulsante, Penny! La schiuma è davvero efficace per spegnere un incendio! Avevi ragione, Sam! A volte è molto più utile dell'acqua! Mi piace questa schiuma vischiosa! Ora, Tom, dall'alto potrà estinguere le fiamme rimaste! Grande lavoro di squadra, direi! Allora, state tutti bene? Sì, pompiere Sam, tutto bene, grazie. Non posso dire altrettanto a te, Norman Price. Non ci sarebbe stato nessun incendio se non avessi voluto fare di testa tua. Mi dispiace, signora Chen. Mi scusi tanto, pompiere Sam. Credo che dovremmo trovare un posto un po' più sicuro per far volare le vostre lanterne. Siete d'accordo? Oh, sì, certo! Ne posso dipingere un'altra! Ci divertiremo tantissimo! No, Norman, tu ti limiterai solo a guardare dopo il guaio che hai combinato. Ecco, ora sono tutte accese. Bene, stavolta non c'è alcun pericolo. Il vento non è forte e soffia nella direzione giusta. Potete lanciarle. Uno alla volta. Inizio.